La statua in marmo bianco dedicata a Leonardo da Vinci in occasione del Cinquecentenario dalla sua morte e apposta sulle rive dell'Arno per volontà della comunità di Ponte Buriano guarda proprio a quel ponte romanico scelto secondo i massimi studiosi dal genio da Vinci per lo sfondo della sua gioconda, quel ponte così bello ma anche così fragile. Come dissi nel convegno a Arezzo circa un anno fa, Qui si sta rischiando il collasso improvviso. A lanciare l'allarme per l'ennesima volta è Massimo Ricci, tra i maggiori esperti dell'architettura del Brunelleschi, che più volte si è speso anche per il ponte romanico che collega Arezzo e il Valdarno. La prima fase del restauro è praticamente conclusa, ma questo ponte non può essere riaperto al traffico pesante. La volta non è fatta con mattoni, la volta è fatta con scaglie di pietra, con scapoli di pietra. Sono stati messi con molta malta. La vibrazione, scuotendo questi elementi, basta andare sotto per vederlo: crea delle zone dove questa malta viene persa. E quindi, proprio dove il ponte ha bisogno di comprimere per sta su, noi li andiamo a levare la continuità strutturale. È la presidente della provincia di Arezzo Silvia Chiassai ad annunciare che c'è in progetto un ponte alternativo senza il quale il restauro non ripartirà. Abbiamo fatto una proposta che è compatibile con tutte diciamo, le limitazioni ambientali, i collegamenti stradali e via dicendo, per poter realizzare un'opera che sia un'opera di canterizzazione, quindi cioè, strumentale a poter operare sul ponte, ma che permetta al traffico leggero e ai mezzi pesanti di passarvi e quindi di risolvere, di non creare più problemi per la popolazione e di risolvere momentaneamente anche quello per le aziende.